Anch'io stavo in fila sul raccordo anulare tanti anni fa, ok? Stavo nella ruota del criceto sul raccordo anulare e stavo in fila. Il mio obiettivo era spostare l'ufficio, ma non era la strada giusta, perché la strada giusta è uscire dal meccanismo. Io pure se avevo l'ufficio a 900 metri da casa, stavo comunque nella ruota del criceto. Salve a tutti, iniziamo un nuovo format. Molti mi hanno chiesto, poi anche studenti, Emanuele, facci video sul mindset, Parliamo di mindset, che poi insomma mindset è una parolona, ma racchiude in sostanza, cioè detto molto semplicemente, il modo di pensare e l'atteggiamento che uno ha verso determinate situazioni. In sostanza il mindset è questo, no? Cioè, passando. Quello che poi il tipo di mentalità che mi ha portato a una crescita personale e mi ha portato alla libertà finanziaria. Vedendo poi insomma sui social parecchi insomma che millantano corsi su libertà finanziaria piuttosto che video su libertà finanziaria, ma sta gente ce l'ha veramente la libertà finanziaria? Sa cos'è la libertà finanziaria? Ecco, quello che volevo fare io è spiegarvi come sono arrivato alla libertà finanziaria, però non sotto il profilo tecnico, sotto il profilo del mindset, cioè il tipo di ragionamenti che ho fatto per raggiungere la libertà finanziaria. Questo non vuol dire che sono giusti i miei e sbagliati i vostri, no? Assolutamente no. Ognuno poi da questo può prendere spunto, come ad esempio le tantissime biografie che io ho letto. Alcune cose saranno vostre, alcune cose meno, altre vi faranno dire, mettere davanti allo specchio e dire non ci ho capito niente finora, come è successo a me tanti anni fa. Quindi non c'è un giusto e uno sbagliato, è solo quello che è stato giusto per me per arrivare a questo percorso. E io, nell'ottica di aiutare le persone, è diciamo quello che voglio trasmettere. Se vi interessa questo tipo di informazioni, se vi interessa quello che è stato il mio percorso, più che altro i ragionamenti che ci sono stati dietro al mio percorso, i ragionamenti dietro a determinati tipi di episodi, insomma, che si vedono a Roma, ma si vedono un po' da, si vedono a Roma, ma dappertutto. Se vi interessa questo, mettete like, ok? Così mi date un feedback, in modo che mi date pure diciamo, mi spronate a fare gli altri, ok? Che l'idea, insomma, è farne più di uno per poter spiegare più possibile un tipo di mentalità. Allora, oggi iniziamo con perché non lo fanno tutti. Ok? Questa è un'obiezione che, come io ho iniziato a fare trading, i commenti, c'era sempre il commento di qualcuno che diceva: ma se è così facile, perché non lo fanno tutti? Allora, iniziamo a ragionare dietro. Questo è stato, diciamo, penso che il commento più. Diciamo il commento che statisticamente è stato fatto più volte. Se è così facile, perché non lo fanno tutti? Allora, iniziamo a dire che nessuno ha detto che è facile. E quindi già qui andiamo a ragionare sulla psicologia che c'è dietro questo commento, no? Cioè, nessuno dice che è facile. Poi, ovviamente, a volte vedete me che sto in piscina e faccio 1.000 dollari. Ma non ho detto che è facile arrivarci. È facile in questo momento per me. Ok? Cioè, qui c'è subito l'associazione. Se è così facile, non è facile. Vincere le Olimpiadi. Se vedete, chi vince le Olimpiadi supera tutti gli altri 100 metri con una facilità. Addirittura Bolt salutava la telecamera. Quindi, ma se è così facile, ma che c'è dietro? Ok? C'è il lavoro. Ok. Questo prima di tutto, quindi non è facile, ma nemmeno è difficile. Perché poi qui abbiamo un tema che non potremmo non finire mai, no? Cioè, quindi è più facile andare 30 giorni, 30, per 30 anni in ufficio tutti i giorni? È più facile non avere ferie, o se hai le ferie devi chiedere permesso? È più facile questo? Farsi 2 settimane ad agosto e 2 settimane a dicembre? È più facile fare questa vita? Oppure è più facile impegnarsi un po', farsi il mazzo, come si dice,
e poi avere la libertà finanziaria? Quindi distrutta il discorso facile, perché nessuno ha detto che è facile, ok? Ma comunque più facile de fa una vita da impiegato o de fa una vita anche da imprenditore che stai stressato con 50 dipendenti, ok? O da consulenze che sei stressato da 20 clienti, ok? Perché poi il consulente è dipendente dei clienti, no? Io mi permetto di dire queste cose perché io ho fatto dipendente, ho fatto il consulente, ho fatto imprenditore, ho fatto adesso investitore, imprenditore. Quindi ho fatti tutti, ok? Io ho tutte le categorie e le ho fatte tutte. Allora, perché non lo fanno tutti? Risolto la parola facile, perché non lo fanno tutti? Questo è un bel dilemma, cioè, perché non lo fate? Quindi perché non lo fanno tutti? Facciamo l'esempio che mi viene, quello è smettere di fumare. Cioè, ormai nel 2023 lo sanno pure i muri che fumare fa male. Ok? Poi non so, parlando di chi se fuma una sigaretta a settimana, non so se esiste, persone che fumano una sigaretta a settimana. Ma chi fuma un pacchetto di sigarette al giorno, cioè, ti distrugge. Ok? Perché non smette di fumare la gente? Perché? Col business online si fanno i soldi. Perché non lo fanno tutti? Io lo capisco, perché uno ha un vizio e non riesce a smettere. Ok? Ci si può fare, ci si può aiutare. Anch'io fumavo. Io ho fumato fino a 20 anni, ho fumato. Perché ho iniziato a 14 anni e fino a 20 anni fumavo. C'ho avuto una tonsillite e non ho più ricominciato. Poi, ovviamente, con l'età penso sia più difficile, però bisogna anche ragionarci sulle cose, no? Perché non riesci a smettere di fumare? Perché la sigaretta, a parte il discorso nicotina, che è comunque superabile, ma è il rilassamento che ti dà la sigaretta. Quando tu tiri dai la tirata di sigaretta e ti rilassi. Ma se vai da qualsiasi mentore che si occupa o di yoga o di pratiche rilassanti o di aromaterapia, tutti ti fanno fare la respirazione, tipo sigaretta. Cazzo, respira invece di fumare. Fai dei respirate, ti rilassi uguale o comunque pian piano arrivi a rilassarti uguale senza distruggere il corpo, senza rischiare di morire anticipatamente. Poi c'è pure. Sì, no, ma c'è mio nonno che fuma, c'ha 120 anni. Va bene, ma a livello statistico, ok, uno c'è sempre che arriva a 200 anni pure fumando, no? Però a livello statistico, perché uno si tende a fare del male? Dice, ci vuole cervello. Sì, ma il cervello si costruisce anche, eh? Cioè, se uno sta a vedere le partite di calcio, le serie Netflix, poi va a lavorare, fa quello che gli dicono gli altri per 8 ore, 10 ore al giorno, poi ritorna, si ribombarda di televisione, tu non ti stai a costruire il cervello, ti stai a bruciare il cervello. Ok? Se invece torni a casa e ti inizi a leggere i libri, ti inizi a studiare, appassionati di un argomento, se come hobby c'hai gli scacchi piuttosto che la PlayStation, stai investendo su di te. Ok? Poi ti diverti lo stesso, perché come uno si diverte con la PlayStation, si diverte anche con gli scacchi. Non ti piacciono gli scacchi, sanno altri 10.000 cose che puoi fare, hobbistiche che puoi fare, che stimolano il cervello, non ti fanno essere passivo. Però l'esempio classico che volevo analizzare, perché magari quello del fumo è un po' più complesso, però quello classico, proprio banale, che ho raccontato tanti anni fa, e che è sempre attuale, perché anche adesso vedo gente che dice non è possibile, c'è gente in fila al casello. Quando abbiamo il telepass a 2 euro al mese e c'è gente che si fa un'ora di fila al casello. Ok, ho visto un post proprio l'altro giorno. Allora, io andavo a la Dispoli tanti anni fa, quando avevo 20 anni, ok? Facevo avanti e indietro con la Dispoli, c'avevo la fidanzata alla Dispoli da Roma, ok? Passavo per il casello, ok? E vedevo tutta la gente in fila. E io passavo, non c'era il telepass ancora, non esisteva, passavo
solo alcune sperimentali l'avevano messe, solo a Castel di Guido, la prima uscita verso l'Aurelia c'era. E c'era io c'avevo la sbarra che si alzava con il Fast Pay, che era carta di credito o Fast Pay. Magari quando sarà stato 30 anni fa, 30 anni fa la carta di credito non c'erano tutti, manco io ce l'avevo. Ma io c'avevo il bancomat che dietro c'aveva un maestro, quei circuiti, va, tutti quei simbolini, c'era pure Fast Pay. Che era Fast Pay? Mettevi il bancomat, ti saliva la sbarra, boh, e passavi. E l'altro stava in fila. Cioè, a giugno, i sabati, le domeniche, giugno, luglio, per andare al mare sulla Roma Città Vecchia, non vi immaginate che fila che c'è, ti fai un'ora sotto al sole. Ok, allora, a parte il fatto che spendere 2 euro per non farsi la fila, ma anche 2 euro al mese, dici qua mi devo fare abbonamento tutto l'anno, ok, sono 24 euro, ok, ma tu stai un'ora lì, ogni volta che prendi te fai le file, dice ma lo uso una volta l'anno, usa il Fast Pay. Quindi torniamo al tema, che su questo vorrei parlarne con voi, proprio il confronto su questo. La domanda è: perché non lo fanno tutti? Cioè, le domande che fate voi a me, dice perché non lo fanno tutti? Trading, business online, no. Io le giro a voi e discutiamo insieme, cioè, perché non lo fanno tutti? Cioè, a me non mi è mai venuto in mente di fare, cioè, me la sono fatto la fila una volta, poi mi sono messo sotto e ho detto no, devo trovare una soluzione, ho visto che di là c'era Fast Pay, c'ho pure io Fast Pay sul bancomat, se non ce l'avevo l'avrei chiesto in banca. O mi sarei andato a fare la carta di credito, ma non ti puoi fare un'ora di fila tutti i sabati o tutte le domeniche. All'andata e al ritorno. È da pazzi, no? Però la gente sta lì e se fa la fila. Dice, ma non c'hanno i soldi nemmeno i 2 euro. Poi vedi i macchinoni. Quindi non è un problema di soldi, non è un problema di disponibilità, perché magari hanno macchine SUV, no? Però proprio che è un tipo di mentalità. Ok? Se hai questa mentalità, non raggiungerai mai la libertà finanziaria, secondo me. Ok? Io non ci ho mai avuto questo tipo di mentalità. Spoilerci qualcosa di nuovo. No, allora, per gli spoiler devi aspettare il webinar che faremo 19 settembre. 19 settembre parliamo di cose tecniche. Ok? Quindi spoileremo anche qualcosa. Però oggi volevo solo iniziare questo tipo di format proprio per parlare di mindset. Ditemi, secondo voi, perché non lo fanno tutti? Perché? Perché c'è gente ancora in fila al casello autostradale nel 2023, sotto al sole d'estate, un'ora di fila? O quelli che partono, no? Dice, ma io una volta l'anno lo utilizzo, magari stanno a barriera Milano Sud e devono arrivare in Calabria. Ti rifà, ho 10 ore di macchina e già parti con un'ora di fila al casello, con mezz'ora di fila al casello. Io non capisco questa cosa. Quindi questo è già per farvi comprendere un tipo di mindset da avere. Allora, resistenza al cambiamento. Ciao Antonio, sì, resistenza al cambiamento, però resistenza al cambiamento può aver senso se tu mi parli di devo iniziare una nuova attività, no? Devo trasferirmi, cambiare vita, ci può stare. Ci sono passato pure io quando mi sono trasferito qua in Spagna, anch'io avevo le mie resistenze al cambiamento, ok? Però il cambiamento da farsi la fila al casello? Di che cambiamento stiamo a parlare? Cioè, il cambiamento è l'uscita da una situazione odiosa, perché ditemi chi è che vuole fare un'ora di fila al casello sotto al sole a giugno, a luglio, d'estate? Nessuno. Quindi è proprio un paradigma mentale se metto la carta di credito mi rubano i soldi, se faccio poi magari chissà quanti soldi, ma non lo so, paranoie mentali. Però
fanno sì che uno vede così e sta là a farsi la fila e non esce dal meccanismo, capito? Ciao Emanuele, forse perché, ciao Valentina, ha paura di rischiare, nonostante nelle due stagioni insegna a ridurre il rischio. La verità è che ci vuole coraggio ad avere coraggio, a rischiare un po' per stravolgere la propria. Sì, però Valentina, come ho detto prima ad Antonio, non sto parlando di iniziare un business online, di trasferirsi all'estero, non stiamo parlando di questo. Ok? Cioè, io sto cercando di andare alle origini. Qui stiamo parlando di non farsi il telepass o di non pagare con bancomat piuttosto che farsi un'ora di fila. Capito? Perché tu quello che dici ha tutto senso e che comunque ci si può lavorare. Okay. Però qui stiamo parlando ancora più a monte di questo. Cioè, io il ragionamento oggi, perché non lo fanno tutti, volevo proprio partire dalle origini. Ok? Cioè, perché non lo fanno tutti? Paura di cosa? Paura di mettere il bancomat là dentro e evitarti un'ora di fila? Io questo sinceramente non riesco proprio a comprendere. Perché poi questo meccanismo è un meccanismo portato, cioè è impossibile che non ci arrivi, veramente. Cioè, quelli che passano lì, mettono il bancomat e vedono gli altri che stanno ora in fila, dico, ma questi cioè, non ce l'hanno un minimo di cervello. Capito? Qui parliamo proprio, il livello successivo è anche, cioè, iniziate a immaginare anche chi è uscito dalla ruota del criceto. Cioè, io ho paura dell'aereo, eppure vivo su un'isola, in mezzo all'oceano. Com'è possibile sta cosa? Cioè, chi è uscito dal meccanismo traffico, eat, sleep, work, repeat, chi è uscito da questo? Guarda gli altri che stanno dentro, come quello che passa al casello col fast pay e vede quelli che stanno in fila. Fissatevela bene sta cosa in testa, perché voi, se non avete raggiunto la libertà finanziaria, non potete comprendere queste cose. Come chi sta in fila al casello, convinto che lui deve fare la fila al casello, non può comprendere che chi passa al fast pay o là se li guarda e dice: ma com'è possibile? Ok? Quindi, qui la parte che dici tu, resistenza al cambiamento, il coraggio, ok, sono tutte cose che uno poi ci può lavorare. Ma cioè, la similitudine è forte, eh? Cioè chi esce fuori, chi è uscito fuori dal meccanismo e vede gli altri che stanno dentro al meccanismo e dice: ma perché non escono? Ci vuole coraggio. Io te la dico dal punto di vista mio, ci vuole più coraggio andare in ufficio tutte le mattine. Il rischio, rischiavo di più quando stavo sul raccordo anulare. Il raccordo anulare c'è, cioè, un incidente al giorno, morto a settimana, cioè. Ok, di questo stavo a parlare. Rischiavo di più quando stavo sul raccordo anulare per andare al lavoro. Cioè, quindi è tutto relativo, no? È tutto relativo. Ciao Simone. Allora, la scuola e la società ci insegna costantemente ad essere dei bravi lavoratori consumatori invece di usare la nostra testa. Esatto, cioè ci hanno inculcato questo. Ok? Eat, sleep, work, repeat. Due settimane di vacanza l'anno, d'estate, 2 settimane di vacanza a dicembre. Questo è già un lusso essere arrivati qua. Ma questo andava bene 50 anni fa, mo' è finita sta roba qua. Cioè, sta roba qua veramente è finita. Arriveremo, io ho sempre detto, a due tipi di categorie. Quelli che fanno business online e quelli che non arrivano a fine mese. È inevitabile. Anche se sei manager, anche se sei manager, perché è tutto aumentato, tutto aumenterà, cioè stanno a stampare dollari in continuazione, quindi cioè, più stampano dollari, più lo stipendio non vale nulla. Il sistema Italia non è teso a sviluppare menti e sbloccare i sogni. Sì, di base sì. La Spagna è leggermente meglio, ma è sempre Europa. L'Europa è micidiale sotto questo punto di vista. La Spagna, devo dire, è un po' meglio rispetto all'Italia, però la tendenza è sempre quella, ok?
Il lavoratore dipendente è proprio, è sacro, capito? Quando invece il problema è proprio il lavoratore dipendente, no? Sviluppare menti e sbloccare sogni. Però bisogna pure dire che molte persone preferiscono che i sogni rimangano sogni. Okay, perché sai, è bello, io quando stavo in fila sul raccordo anulare sognavo di vivere alle Canarie. Bello, il sogno di vivere alle Canarie. Poi ho detto no, realizziamo il nostro sogno. Ok, mi sono dovuto mettere sotto, ho dovuto studiare, ho dovuto faticare. Poi dire no, è più bello mantenere il sogno e continuare a stare lì. Perché molte persone hanno anche questo il problema. Cioè, che il sogno è bello finché rimane sogno. Quando poi lo devi mettere in pratica e c'è il pain prima, perché no gain without pain, no? Cioè se non c'hai sforzi, chi vince Olimpiadi deve comunque essersi allenato per forza, se non ti alleni non vinci Olimpiadi. Allora sogno di vincere Olimpiadi, però non mi vado ad allenarmi, allora preferisco stare buttato in televisione. Devi lavorare su questo, ok? Invece se sta buttato a vedere la televisione, gioca a scacchi o fai altre cose che comunque ne sviluppano. Nel caso mio, il trading, gli scacchi mi hanno sviluppato la costruzione delle strategie. Valentina, è che siamo cresciuti con paradigmi errati che ci sono stati inculcati in testa. Esatto, già comprendere questo, già un passo avanti. Mo' però bisogna tagliarli, questi cosi. Ok? Io non ho mai, te ne dico uno, poi parleremo anche di questo magari in un altro video. Io non ho mai vissuto in casa di proprietà. Mai. Ok, io in vita mia non ho mai vissuto nella casa di proprietà. Ho varie case, ma non ho mai vissuto nella casa di proprietà. Pensa. Eppure ho raggiunto la libertà finanziaria. Quando tutti ti dicono no, comprate casa col muro, boh, rimani incastrato a vita. Vabbè, questo poi ne parliamo un'altra volta, perché anche qui vorrei metterci, cioè, chiude definitivamente l'argomento. Oggi chiudiamo sul perché non lo fanno tutti, relativo al casello, relativo allo switch, o quantomeno iniziare lo switch, perché magari per alcuni possono essere percorsi lunghi, ok? Percorsi che possono essere anche di 5 anni. Però 5 anni fa magari stavi nello stesso ufficio e guadagnavi 200 euro di meno. Daniele, comfort zone e mancanza di voler accrescere. Io sono tuo studente e da un paio di anni ti prendo come punto di riferimento. Grazie. Però mi rendo conto che la strada è lunga, difficile capire dove reperire le giuste informazioni in mezzo alla tanta spazzatura. Allora, il motivo per il quale faccio questi video è questo, no? Per iniziare, mo oggi un tema molto semplice, poi toccheremo altri temi. Già co aver compreso che bisogna fare qualcosa, ok? C'è un detto che dice la vita inizia quando uscite dalla zona di comfort. Ok? Io avevo deciso di venire qua alle Canarie un anno, non sono più tornato. Non sono più tornato. Ok? Non sono più tornato. Sono stato in vacanza in Spagna, Valencia, Barcellona, sono stato a Dubai. Ma non sono più tornato a Roma. Ok, poi ci tornerò, per carità. Però ero venuto qui per stare un anno. Proprio, cioè, perché c'è stata questa cosa? Perché è stato proprio, cioè, ho sentito proprio l'ambiente depotenziante. Cioè, quando tu esci da quell'ambiente, capisci proprio che stavi in un ambiente depotenziante. Quindi quando tu dici, mi rendo conto che la strada è lunga, però sei giovane, pure se ci metti 5 anni, cioè io la libertà finanziaria l'ho raggiunta a 49, 50, 50 anni l'ho raggiunta. Ok? Quindi non so quanti anni c'è, ma pure se ce ne metti 5, l'importante è capire queste cose e lavorare in questa direzione. Questo è fondamentale. Ok? Il fatto che sei studente è importante perché ti impari delle skills te che ti ritroverai per tutta la vita, cioè investito su te stesso, questi percorsi, cioè questo unito al mindset, poi ovviamente se ti fa un po' di capitale, uno lavora e si fa capitale, però te lo fai nell'ottica di, ok?
Questa è l'idea, no? Che subito macchinone a rate, subito il viaggione. Seppur indemo, non smetterò mai di ringraziarti per avermi spinto ad essere un volontoso e disciplinato studente. Grazie. 36 anni? 36 anni, Daniele, dai. Insomma, fatti un piano che a 40 anni esci dalla ruota del criceto se vuoi uscire. Studente Mastering, Cell Put e CMD. Ci vediamo il 19. Grazie. Sono quelli che escono. No, questa te la racconto. Allora, quando facevo il militare, te la racconto al volo, in chiusura. Quando facevo il militare, io ho fatto il militare a Civitavecchia e quindi Roma Civitavecchia ormai conoscevo benissimo, già andavo alla Dispo, già facevo Roma Civitavecchia per militare. E una volta succedeva così, non ti portavi la macchina, però ogni tanto c'era qualcuno che portava la macchina, no? Si cercava il passaggio per Roma, ok? Perché tu potevi uscire un'ora prima, mi sembra che era alle 5, e dovevi rientrare alle 11. Se tu esci alle 5 e rientri alle 11, la fai a Roma. Sai, solo arriva a casa, cena a casa, fatti la doccia, te cambiano, ok? Fatta la doccia fatta bene, se ci vecchia, stavo in caserma, c'era l'acqua una volta a settimana, ti dico solo questo. Insomma, per fartela breve, chi era di Roma, ok, che c'è in passaggio, che sta in passaggio, ok, una volta mi metto, vado, trovo un posto in macchina con uno che c'ha una Panda e partiamo per Roma, si divide a benzina, lui voleva ovviamente per dire a benzina, a ritorno, per non passare il casello, c'è un sottopassaggio, no? Quando finisce la Roma Civitavecchia, c'è un sottopassaggio, non vi dico bene perché sennò qualcuno magari lo fa. Che tu puoi fare inversione a U e riesci senza pagare l'ultimo casello. Ma cioè, in una Panda, in 5, di corsa, di notte, alle 10 e mezza di notte, perché poi a 11 dobbiamo entrare in caserma, inversione a U, sotto al casello autostradale, in un tunnel al buio, per non pagare 2 euro, all'epoca non so, 1000 lire, cioè, vi rendete conto? Cioè, vi rendete conto? Cioè, per non pagare il casello uno rischia la vita. Solo che me ci sono trovato ovviamente perché io ero uno dei cinque che stava a macchina. A un certo punto questo vedo che gira, dico no, guarda, stai a sbagliare, devi uscire dopo. Faccio un tempo a finire che sta a fare inversione sotto al tunnel. Da pazzi. Vabbè, dai, io spero di. Oggi è una piccola pillola, ok? Una piccola pillola, cioè perché non lo fanno tutti? Io ho detto il mio modo di ragionare su questa cosa, no? Però fissatevi in mente questa cosa, cioè tutti stanno, tutti, tanti, tanta gente sta in fila al casello autostradale ancora nel 2023, ok? E ci stanno quelli che passano o col Telepass, Fastpay, non so se esiste ancora il Fastpay, però insomma con la carta di credito puoi mettere e passare. Ok, mi pare che ci sia pure esente da commissioni. Quindi tu metti, ma pure se fosse, te costa 1 euro, ma non è meglio 1 euro che paga, sta lì, no? In fila, un'ora in fila. Quindi non ci si spiega di quelle persone che stanno lì. Chi passa, spero molti di voi siete tra quelli che passano, guardano quelli che stanno in fila al casello e non se lo spiegano anche loro. Ma allo stesso tempo, chi ha raggiunto la libertà finanziaria? Vede quelli che stanno nella ruota del criceto, vede quelli che io qui vedo gente arriva in vacanza qua e poi se ne ritorna. Arrivano tutti felici, qua a settimana si sparano tutti stipendi, tutte cose. E poi se ne ritornano con certe facce. Cioè, se devo pensare io, dovrei tornare a Roma a lavorare in ufficio in mezzo al traffico. È rischioso cosa? Ci vuole coraggio cosa? Cioè, voi capite che quello che vedete voi, chi raggiunge la libertà finanziaria, poi vede voi così in fila al casello. Cioè, io vi dico queste cose, no? Per come si dice, aspetta, mi dico i giorni per flippare, no? Si dice flexare, si dice flexare, per flexare, ok? Ma vi dico per cercare di farmi comprendere, sia da una parte un tipo di mentalità, sia per stimolarvi, ok? Sia per dire, ok, esiste un mondo parallelo, c'è vita oltre la ruota del criceto.
Basta. Allora, io spero oggi di aver sviscerato questo discorso, perché non lo fanno tutti. Il prossimo appuntamento sarà lunedì prossimo. L'argomento che volevo trattare è: non ho tempo. Classico è, ma studia, non ho tempo. Non ho tempo. Mettete like, iscrivetevi con le campanelline varie, iscrivetevi al canale. Se state guardando su YouTube, iscrivetevi a YouTube, così vi arriva la notifica per il prossimo video. E Facebook uguale, iscrivetevi. Ok? LinkedIn pure. Grazie a tutti, datemi feedback se volete altri video, ok? Quindi like al social sul quale state seguendo e iscrizione, così io vedo se c'è molta partecipazione, io vado avanti. Ciao a tutti.